Che è successo, Giorgia? Mi sono dimenticata di preparare lo zaino. Scotta, rabbia! Che c'è, Giorgia? La sabbia scotta! Hai l'acqua, no? Una conchiglia! Ma che è successo adesso? Lo sapevi che non ci doveva andare agli scogli? Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Salvo e qua giù in fondo c'è la Giorgina che ancora però non ha terminato di fare colazione. Oggi dice, ma quanto ci impiega a fare questa colazione? Ci vuole. C'ha ragione, senti un po', quando hai finito di fare colazione, dove vorresti andare? In piscina o al mare? Al mare. Vuole andare al mare, quasi quasi mi hai convinto, Giorgia. Perché è una settimana che facciamo solo piscina, quindi secondo me una giornata di mare ci sta proprio bene. L'unica cosa, ragazzi, è che per andare al mare bisogna preparare un sacco di cose: il telimare, le mascherine, le pinne, i salvagenti, i materassini. C'è da portare un sacco di cose. Vabbè, per un giorno si può fare. Allora, Giorgia, facciamo così: termina di fare colazione e si va super al mare, ok? Sì. Pinne, mascherine, mettiamo la mascherina sopra in scentra, pinne. Mamma mia, quanta roba da portare ogni volta in spiaggia, ragazzi. Giorgia! Senti un po', io già ho finito. Sei pronta? Si va, per favore, dai, che è tardi. Che è successo, Giorgia? Mi sono dimenticata di preparare lo zaino. Oh, Giorgia, scusa, è un'ora che sto preparando qui lo zaino e tu sei stata a giocare. Ma perché non l'hai fatto prima, no? Me l'avevo dimenticata. Allora corri, per piacere, dai, che si è fatto tardi. Ok, ora prendo il mio zaino e ci metto tutte le mie cose che mi servono. Allora, vediamo se dentro l'astuccio c'è tutto. Sì, c'è tutto, perfetto. E lo metto qui. Ma comunque, ragazzi, è bellissimo sto zaino. Mi piace tantissimo il unicorno. I fogli per colorare, ovviamente. Ora i librini. Li metto in quest'altra tasca. Oh. E come ultima cosa mi prendo il tablet! Intanto se lo zaino è pesante, mica me lo devo portare in spalla. Lo trascino perché c'ha le ruote, guardate. Ok. E vado! Giorgio, ti vuoi muovere, piacere? Però ragazzi, questo zaino è bellissimo, che non lo devo portare in spalla, ma lo posso trascinare senza durare fatica. Giorgia, mi dici che cosa sta ridendo, per favore? Tu stai sudando un sacco con tutta quella roba in mano. Certo. Invece io sto trascinando il mio zaino, guarda. Mi dai una mano, per piacere? No. Dai, mettici almeno le pinne. Babbo. Sì. Sì, va bene, dai, mi dai una mano, per piacere, dai, posta quella roba lì. Uno. Scotta, che sabbia! Che c'è, Giorgia? La sabbia scotta! Hai l'acqua, no? Va meglio, Giorgia? Ragazzi, mi piace un sacco andare al mare. E voi, vi piace di più la piscina o il mare? Scrivetelo nei commenti. Ora però voglio continuare a fare il mio castello, che è un po' storico. Ok, perfetto ora. Oh, ho finito. Guardate che bello. Gli ho fatto pure una faccina. Però mi sono annoiata di giocare con i castelli di sabbia. Idea! Babbo! Dimmi, Giorgia! Vuoi andare agli scogli? Ci devo andare a fare gli scogli. Oh, va bene, Giorgio, però sta attento per piacere agli scogli, perché ti potresti fare male, eh? Ok. Vai, bocca al lupo. Ok. Qua non c'è niente. No. Ragazzi, guardate che ho trovato. Una conchiglia. Ragazzi, è gigante! No, vabbè, è bellissimo.
bellissima, io non ci posso credere che l'ho trovata. Ma che è successo adesso? Lo sapevi che non ci doveva andare agli scogli? Aia, no, già sono qui, sono qui! Ma che è successo? Te l'avevo detto di non andare sugli scogli! Che è successo? Ho visto tipo una palla nera con delle spine! Ha preso un riccio di mare! Lo sapevo! Dove ti fa male? Qua. Ti fa male? Sì, no, io... Ce la fai a camminare? Non so di no. E allora ti prendi in braccio, prendi il sacchetto. Te l'avevo detto, Giorgia, che negli scogli non ci devi andare. Guarda, 10 minuti che siamo qui, ora ci tocca ritornare a casa. Guarda, andiamo. Dai, Giorgia, te l'avevo detto di non andare, mannaggia miseria. Vai, posa questo secchiello. Dai, mettiti qui, per piacere. Ok. Allora, aspetta un attimo, vai, aspetta un attimo. Ma fammi vedere un attimo sto piede. No, guarda qui. Aspetta, che c'è tutto il sangue, Giorgia. E ti fa male, sì, Giorgia, c'è una spina così. Ma io dico, con tutti i mari che c'era, con tutta la spiaggia che c'era, dovevi andare a giocare sugli scogli, no? Non potevi stare qui davanti a me? E ora che si fa? Aspetta, vedo se riesco a togliere la spina. Ti fa male? Io non so come fare, Giorgia, io non ho le pinze, non ho niente. Secondo me bisogna andare dal pronto soccorso. No! Bisogna andare, io non so come togliere la spina. Giorgia, che faccio? Allora, facciamo così, chiamiamo la mamma e vediamo cosa ci dice. Ok, pronto? Sì, Cinzia. Che è successo? Che è successo? Nulla, siamo arrivati in spiaggia. 10 minuti dopo, che cosa è successo? La tua figliola è stata punta da un riccio di mare. La devo portare al pronto soccorso? No, ci pensi te? Non è così grave. Ok, ma c'è proprio una spina grossa sotto il tallone. Ok, veniamo a casa subito, vai. Ciao, a dopo, ciao. Ok, Giorgia, no, buone notizie. Dice che ci pensa la mamma, ci pensa. Ok, io non so come fare, forse lei avrà le pinze, non lo so. Ora prendiamo tutta la roba e si va. Te ce la fai a camminare? No. Ok, allora raccolgo tutto e andiamo, va bene? Vai. Ok, Giorgia. Siamo arrivati. Dai, ora ci pensa la mamma, Giorgia, dai, su. Dai, Giorgia. Siamo arrivati, dai, Giorgia. Eccola, la ferita grave, vediamo. Guarda qua. Oddio. Dai, su. Mettila sul letto che ho preparato un asciugamano, vai. Dai, ora te la leva la mamma, sta spina. Dai, dai amore, 2 minuti e ti senti meglio. Vai tranquilla, piccolina. Vai. Ok, guarda qua. Fammi il passo. Guarda qua. Guarda qua. E se glielo tocco gli fa male. Sì, allora che facciamo? Aspetta, ci penso io. Allora Cinzio, cosa pensi di fare? Dunque, per prima cosa bisogna togliere la spina. Ok. E per quella ci sono le pinzettine. Va bene? Ai. Poi disinfettiamo. Sì. E così almeno togliamo tutto quel sangue, perché guarda, piccina non la posso più vedere. Poi ho la pomata magica di là, con quella guarisce alla svelta. E poi mettiamo un cerottino. Dai, allora muoviamoci, perché sta piangendo, dai. Sì. Però Giorgia, quando si fanno questi giochi per gli scogli, bisogna stare molto attenti, perché potresti cascare e sbucciarti un ginocchio. Ma perché siete andati al mare? Stavate in piscina qui con me? Ma Giorgia, volevo andare al mare, tanto ci sta. Ok, vada, andando, facciamo il piede. Aspetta, te lo tengo. Fa male, amore? Dai Giorgia, ti tengo la mano, dai. Per togliere la spina, eh. Stringi i denti. 3, 2, 1. Guarda, guardate qua ragazzi. Ma si fammi può. Vedere che non ma si vede si bene. Può. Ma si può. Non si vede bene. Ah, guardate qua. No, ma era grossissima. Tieni. Che fa impressione. Giorgia, ma non l'avevi visto questo riccio di mare? C'era l'acqua, non mi faceva vederlo. C'hai ragione. Tieni premuto qui forte, eh. Io. Se lo premo forte mi fa male. Premi forte, fidati di me. Attenzione. Guarda qua. Io non lo so, eh. Ah, ragazzi. Oh, perfetto, guarda qui. Guarda qua, che siamo migliorati. Mettiamo il cerottino, amore mio. Ma che hai, Giorgio? Non ce l'hai più la spina, dai. È blu il cerotto. È molto bello. Chissà perché è blu. Ah, non è blu, è trasparente. Wow, che bello. Bene, ora Giorgio, direi proviamo di provare. A prova un attimo, vediamo. Vieni. Fammi vedere. Cammini? Sì. Letto ma cammino. Hai visto? Oh, brava! Hai visto che è passato? Sei contenta? Sì. Babbo, visto che mi è passata
la ferita? Si ritorna al mare? Giorgia, non lo so, bisogna chiedere alla mamma. Mamma? No, 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 niente mare, perché si potrebbe rinfettare la ferita con la sabbia. Ha ragione. Mm-hmm. Allora facciamo così, Giorgia. Siccome si deve assorbire la crema, presumo, ok, si deve asciugare anche un po' la feritina, che c'è un buchino. Facciamo così, aspettiamo un'ora, dopodiché potrai magari fare un bagno in piscina. Sì! Ti piace questa idea? Sì, mi piace un sacco. Perfetto. Sì, dai, che sto vincendo, dai, sì, 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 sì. Sì, sì, dai, dai, dai. Sì! È passata un'ora. Babbo! Babbo! Dimmi, Giorgia. È passata un'ora. Quindi? Posso farmi il bagno. Giusto, ma il piede come va? Tutto fa male? Bene. Andiamo, fammi vedere come fa, cammina un pochino. Ok, secondo me puoi andare a farti il bagno. Sì! Aspetta qui, prima di andare io direi di salutare i nostri amici. Sì, che dici? Allora ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciateci tanti like. Se non l'avete fatto iscrivetevi al nostro canale e soprattutto attivate la campanella degli aggiornamenti. E noi come sempre vi salutiamo con un grande wow! La facciamo la gara dei tuffi? Sì, andiamo!